Allora, mister, oggi 500 partite nel calcio femminile, al di fuori del risultato, cos'è cambiato dalla prima partita che lei ha fatto sul calcio femminile in panchina ad oggi? Ma sicuramente sono cambiate tante cose, per fortuna devo dire, perché insomma il movimento in questo momento si è alzato di livello grazie a una serie di squadre e professioniste che sono entrate dentro. In più dobbiamo riconoscere anche da parte del mister della nazionale, Milena Bertolini, quella che ha saputo dare la spinta per i mondiali, e questo è stato frutto di una crescita continua, e questo è importante. Anche oggi, quando ero io nelle Pulcine, ricordo che un campionato di Serie C era molto molto più basso di livello, invece oggi le squadre sono organizzate, le società lavorano molto di più, e questo è un vantaggio per il calcio femminile. Parliamo del girone C. Quattro squadre ormai si contenderanno il passaggio in Serie B. Quale vede lei la favorita nel passaggio? Ma sicuramente fin dal primo giorno ho dato il favorito all'Arezzo. Per una serie di circostanze, conosco tante ragazze, so quello che possono dare durante il corso di un campionato, le risorse che possono trovare partita su partita. È chiaro che ora si fa dura, perché anche il Filecchio e la Torre sono aggregate al Bologna. È un campionato fino alla fine, però io scelgo sempre l'Arezzo. Quindi lei decide per una squadra toscana. Oggi il derby, il tasso tecnico dell'Arezzo è totalmente superiore alle sue ragazze, che hanno tenuto per un tempo, diciamo. Sì, era la partita che dovevamo fare, l'abbiamo fatta bene, perché le ragazze per un tempo mi hanno reso orgoglioso di questo primo tempo, perché hanno giocato veramente con intelligenza tattica e non sono impaurite di fronte a un avversario di uno spessore notevole. Purtroppo gli episodi ci stanno, però insomma, ecco, la vittoria di Arezzo non fa una grinza. Sarei stato più contento se il passivo fosse stato minore.